Sembra che ieri, caro Torre, come da lei preannunciato, che è stato il primo in Italia, molto l'Inter bene. Ha chiuso sia Taremi sia Zielinski per la prossima stagione. Due colpacci a parametro zero. Ce lo conferma? Certo, confermo. Una società che sta per vincere tutto, tu pensa che fa già il mercato per l'anno prossimo con due giocatori che giocherebbero titolari in 19 squadre su 20. Cioè, Juve, Milan, Roma, Lazio, tutti sono titolari. Nel Milan Taremi gioca titolare, oh. Non lo so, è una sua visione. Titolare su Giroud, quindi? Taremi sì, ragazzi. Alla Juve su Vlahovic? O comunque non ha detto tutte le squadre, 19. Vabbè, aveva sbagliato il numero, dai, una provocazione, Torre, volevi dire su 15. Ma scusa, con questo Vlahovic qui Taremi gioca, oh. Ma ragazzi... Ma Vlahovic non azzecca la porta neanche se la mettono davanti, cioè neanche col bersaglio. Grazie Anonymous per la donazione monetaria, ma preferiamo gli abbonamenti. Però ti ringrazio, non è che ci hai sputato addosso, anzi, grazie mille. E Giorgio, che lei ha un panettone non indifferente, dicono in chat. Che vuol dire? Cos'ho un? No, dico, come vede Taremi? Ma intanto ha ragione Torre, perché in realtà davvero giocherà. Torre si riferisce all'anno prossimo. Allora Vlahovic, se la Juve riesce a venderlo, lo vende, perché non riesce più a reggere nemmeno l'incasso mostruoso che ha. Grazie e ragazzi per il classico anno, appuntamento quotidiano Giroud, cuore rosso. Se ci arriva, ha un'età in cui ogni anno che passa è un anno in più, per cui bisogna vedere. Non è così campato per aria quello che dice Torre, anzi secondo me ha fondamentalmente ragione. Ma ragazzi, ma scusami un attimo, vediamo un attimo i dati di Taremi, perché stanno dicendo tutti che fa cagare. Se lo conoscessero. Ah, quest'anno ha già la testa all'Inter, la testa in Europa. Quest'anno non ha fatto 3 gol in 16 partite. Torre, adesso io le voglio bene, però forse lo ha titolare. Non ha senso. Cioè, è andato meglio un Zola praticamente, Torre. No, guarda quelli dell'anno scorso, fidati di me. Quest'anno ha già la testa in Europa, non gliene frega niente del Portogallo. In Europa che conta. Vediamo l'anno scorso. Ho capito, però in campo ci va coi piedi. Cioè, fare 3 gol vuol dire che proprio giochi contro la squadra. Guarda l'anno scorso. Aspetta. Metti sopra l'anno? Dicono che abbia fatto meglio Martinez quarta. L'anno scorso ha fatto 22 gol in campionato, 5 in Champions e 2 in Coppa, quindi una trentina ne ha fatto. È un fenomeno! È un fenomeno, ragazzi! Fenomeno. È un fenomeno! Non so, Don, lei? Ma è un 32enne, mi pare, a fine carriera, che ha avuto 2-3 anni in Portogallo da 20 gol, quando la media gol del Portogallo sono 30-40 gol a stagione, quindi è un giocatore mediocre. Chi? Ma Nunez, ce ne posso dire tanti. Nunez, vabbè, Nunez è forte. Abubakar lì, che poi è andato in Arabia. Ne fanno 30-40 stagioni in Portogallo, ragazzi. Stiamo parlando di un campionato di terza quarta fascia. Quindi state guardando... Ma si parla dopo, signori. No, ma infatti, voi parlate prima, cioè, anche Thuram era un bidone, amici, in ma chi l'ha detto? Thuram giocava in Germania, sbuffia, faccina con occhi a cuore nero, cuore azzurro. No, grazie Denato. Che dice? Ma guarda, io sono molto cauto, sono sincero, aspetterei a vedere, ma più che altro non mi esprimo perché non ho visto mezzo secondo di Taremi, quindi non saprei, cioè, non saprei che dire su di lui. Io vi dico, allora, singolarmente come giocatore mi piace, credo sia un Giroud scarso, per intenderci, cioè ha le qualità di Giroud, ma non è Giroud, cioè è uno bravo di però testa. Però Manfred, scusami un secondo, ma l'anno scorso quando doveva venire al Milan stavate parlando che quando arrivava Taremi era Gesù Cristo e la Madonna. Ho detto che mi piace. Hai detto che è un Giroud scarso, cioè già Giroud fa cagare. Può essere Giroud, ma secondo te a 32 anni stava in Portogallo, se era come Giroud? È come Giroud ma un po' più scarso, che io me lo prendo tutta la vita in squadra. È meglio di Arnautovic comunque, per capire. Sì, certo, è meglio di Arnautovic, ma io me lo prendo volentieri. Però il problema, signori, non è il giocatore in sé per sé, che è un buonissimo acquisto, perché dai via Arnautovic. Scusa, ma perché c'è una donazione di 1000 bits di De Lugo. Per quanto posso mutare quell'incompetente del Don? Che imparasse a fare il provocatore, se è quello che vuole fare. Semplicemente penoso. A posto, prego, andiamo avanti con la puntata. 5 minuti comunque te lo tengo lì. Stai dicendo, Manfred?
come giocatore in sé per sé è un acquisto che ci sta tutto. Il problema è che a me continua a non convincere e a non piacere per niente il modus operandi che ha Marotta, che tra l'altro viene spacciato per fenomeno nel suo ruolo, quando lui va tutti gli anni a prendere dei parametri zero che hanno più di 30 anni e non c'è nessuna cosa. Hanno ragione questo lavoro, ma bannate per 30 minuti il don dalla chat, grazie. Tu dici che l'anno cioè, che vincere due Coppa Italia, due Supercoppa Italiane in due anni è un bel traguardo. Lascia stare i trofei, io dico proprio come giocatore. Tu dimmi un parametro zero che ha floppato nell'Inter. No, tu dimmi un parametro zero vecchio che rivendi. Cioè, perché Acerbi non lo rivendi, Mkhitaryan non lo rivendi. Ci sarà qualche parametro zero che ha floppato, dai. Comunque una plusvalenza. Come si chiama? Quello olandese, Torre, che hai preso quest'anno, non hai pagato zero, quello che si è fatto il trapianto di capelli, tra l'altro non è venuto neanche in istituto. No, sì, ma per carità. Sei classe venuto per fare un anno. No, però non è proprio un fenomeno, no? come parametro. Ma quelli, ma Manfred, ma il tuo discorso non ha senso. Non sono giocatori presi per fare investimento, quelli. E come cazzo la fai la squadra se non c'è nessuno per fare investimento? Ma hai preso Turam a zero, vendi lui, sei a posto, ma cosa fai? Cioè... Come fai a essere a posto? Che fai? Tu non hai nessuna... tu smantelli fra due anni, perché l'unici vendibili sono Bastoni, Lautaro e cioè non so chi altro... Perché devi smantellare di forza? Perché hai visto di un miliardo di debiti? Ma andiamo a vedere tutti i debiti di tutte le squadre. 162 milioni. Lo capisci o no? Che non vai avanti. Però Manfred, posso dirvi vi dico una roba in generale. Giorgio magari che fa assicurazioni lo può dire meglio di me. Cioè comunque i debiti quando ne hai tanti non è una cazzata. Il problema è quando ne hai pochi. Ma sembra un discorso del cazzo, ma se ne hai tanti, hai tu per i coglioni che c'hai un milione di debiti, c'hai tu per i coglioni la banca o chi ti deve dare i soldi. Pensa se ti faccio un esempio del cazzo. Se c'hai un tuo amico che ti deve pagare il fantacalcio, no? Magari 500 euro di un'annata. Ci vai, l'anno scorso. Ci vai allo scontro o cerchi di fare che dai ti offro una cena, dai ti vabbè però qualcosa dammelo, cucazzo compà che lo lascia andare uno che ti deve dare dei debiti. Benissimo, io non sto dicendo che lo devi lasciare andare, io sto dicendo che lui che c'ha i debiti poi non lo so se volte... lo vai a prendere a casa, frate, a parte che non è legale e rischi di andare in galera come è capitato anche a una persona che conosco che gli dovevano dei soldi, ma poi dopo rischi che non ce li abbia, è meglio trovare un piano di rientro. Certo, ma il problema mio non è che li deve restituire, il problema mio è che se io sono il campione d'Italia e inizio il mercato con posso prendere solo uno che costa zero, è un problema, cioè deve esserci questa cosa, devi essere una società normale. Ma questi che acquisti ha bisogno quest'Inter qua? Che è una delle top 3 in Europa. Allora, che acquisti ha bisogno? C'hai portiere vecchio. Grazie Babbo. Centrali vecchi. Ah, io dico per la prossima stagione, non pensare a 3 anni. Manfredi, sei acido come i debiti. No, come no? Acerbi, ragazzi, sta arrivando alla sua età, dai. No, 3 anni. Ma infatti l'Inter farà sicuramente un investimento. Risparmiare, Bissek, che è un bidone. A destra gioca Darmian, che c'è anche lui 40 anni, non so quanti anni ha. Per adesso in Italia gabbie libere, Salernitana, Empoli e coso va anche bene, per carità, ma nella normalità non puoi vivere così, cioè devi allora ogni anno prendi uno di 32, lo usi due anni e poi riprendi uno di 32. È così. Non è così, la società che funziona non è così, il City non è così. Ma l'Inter poi lo dice la zecca australiana, non io stavo, ma 5 milioni bene, che non li avrai mai. Non lo so, dopo sta stagione sono rischioso. Anche pochi, 95 probabilmente. 95 è rischioso. Hai Barella, hai Bastoni, hai... Ragazzi, basta, 7 giocatori... quelli unici vendibili, che tra l'altro non sono di adesso, sono di presi anni fa. Certo, ma l'Inter non ha venduto Valentin Carboni alla Fiorentina per 23 milioni per tenerselo. Quindi l'Inter non ha bisogno di soldi, perché sennò Valentin Carboni a 23 milioni a gennaio glielo vende. Valentin Carboni invece non è stato venduto perché l'Inter si vuole lanciare il suo progetto giovani, tra parentesi, partendo da lui. Quindi Carboni... sono i giovani su cui basi il tuo progetto, scusami. Ma Carboni è l'inizio. No, ma io dico che Carboni è l'inizio di questo progetto giovani che sicuramente dall'anno prossimo secondo me si farà. Che cazzo stai a dire? Dai su. Prego, Don, dica. Dica, argomenti le sue parole contro Torre, argomenti. No, ha ragione su una cosa, l'Inter ha un'ottima... No, io ho ragione su tutto, tu puoi avere un'opinione diversa poi.
Ok, hai ragione su una cosa. L'Inter ha un ottimo settore giovanile, ma purtroppo, come dice Manfredi, deve vendere perché ha troppi debiti. Su questo siamo d'accordo. Ma che cazzo c'entra col settore giovanile il fatto di dover vendere per i debiti? Hai venduto quello lì, come si chiama quello andato al Chelsea? Casadei, 40 milioni che non gioca neanche a titolare nell'Eister in Serie B. Vabbè, comunque. 15. I migliori prodotti che c'hai l'hai venduti tutti. Pinamonti l'hai venduto. Casadei è stato richiamato dal Chelsea come l'anno prossimo sarà Pinamonti in prima squadra. E Casadei è stato richiamato dal Chelsea perché all'Ester non giocava. Torre, informati. Casadei è stato richiamato è stato richiamato perché non giocava in Serie B inglese. Che comunque, signori, l'unico prossimo farà parte della prima squadra. Sì, sì, tu lo sai che farà parte della prima squadra, perché tu parli, oltre che con Marotta, parli anche col presidente del Chelsea. No, sappiati del Don, infatti. No, io ti dico che io parlo di fatti, allora, non gioca. Cazzo vuoi, è uguale. Di fatti, comunque, signori, un debito si può onorare, se non lo sapete, anche non solo vendendo giocatori, Però, se ogni anno l'Inter se ne va avanti nelle competizioni, eccetera, eccetera. Vai a vedere quanto ha onorato l'anno scorso con ragazzi, i Castricelli. Ma c'è il Mondiale per Club l'anno prossimo. Vai a vedere. L'Inter l'anno scorso aveva più o meno 880 milioni, quest'anno sta 807. Come mai? Vabbè, è così, fra 10 anni si arrivi. Se il debito viene onorato, non è un problema, Manfred. Non è un problema se il debito viene onorato. Ogni anno per 8 anni di fila in finale di Champions. No, ma è un ciclo, è un anno dopo anno, cioè, ma cosa c'entra? Si vede solo il lato brutto della medaglia, purtroppo. Quando brucia il culo è così. Allora, un attimo, scusate. Perché abbiamo la nuova Inter di Marotta per il prossimo anno. Andiamo a disegnare insieme, ma prima di tutti. Sempre stato difeso del telefono della Lazio. Sì, sì, però lo dici da quando ha vinto qualcosa, prima ti vergognavi, parlavi solo del mare. Sempre tutto. Grazie, Babo. Meno 78. Tra l'altro, no, ricordo che Ciccione, che fa anche il direttore della Fucina, che informo tutti, ne parleremo chiaramente nei prossimi giorni, che dentro la Fucina c'è stato un grande problema ancora non risolto, dopo i playoff. Sì, ne parleremo nei prossimi giorni. Grosso, tra l'altro, ragazzi, meno 2 al salotto della Got League. Che potrebbe costare a qualcuno il posto, io ve lo dico. Allora, ragazzi, c'è una donazione. Qui nessuna si ricorda che l'Inter è qualificata al mondiale per club a differenza della squadra col DNA europeo. Pure lì sono due spicci che entrano. Chi se ne frega. Torre, condivida lo schermo, almeno lei che ha meno di... cioè. Allora, questa potrebbe essere l'Inter dell'anno prossimo. Ma dov'è Thuram? Vabbè, ho messo Taremi, il nuovo acquisto, si mette sempre in formazione. Vabbè, ma che c'entra, non sarà titolare. Ma come vabbè, volevo fare un po' di fumo. Ma va, ma è lì che sta sperando che Durant se ne vada. Fu di fumo negli occhi. Poi manca Buchanan a destra, non ci sarà Darmian. Non so se su FIFA c'è, come si scrive. Ma certo che c'è. Un fenomeno. Così, ma anche così. Metti Bissek, no. Com'è che si scrive? Buchanan. Che comunque si pronuncia Buchanan, non Buchanan. No, credo sia lei. Ma si chiama Buchanan. Io non voglio un argento in squadra. Come si chiama là? Baywatch. Buchanan. Buchanan. Buchanan è quello che faceva Baywatch. Comunque dovrebbe essere questa la squadra. Che ferocca troia, per me l'Anderson. Beh, così è peggio di quest'anno, ti dico la verità. Vabbè, però Acerbi e Mkhitaryan devi iniziare a capire. Aspetta, che facciamo una domanda seria e interista. Secondo voi quest'anno venderete un pezzo grosso? Domanda, certo. Veramente, sono serio, sono sincero. Sì. E certo. Chi sarà? Dumfries sicuramente sarà forse il pezzo più Dumfries, ok. Hanno detto un pezzo grosso, Torre, però adesso mi sembra ho capito che le sue parole possono incidere su Marotta. 72 per togliere 1,83, veramente sei un cretino. Ma che c'entra? Ma è su FIFA. Quindi pensate che l'Inter venderà un pezzo grosso? Perché lo vende? Io non ne sono sicuro, in realtà, te lo dico sincero. Anche perché è uscito il nome di Barella da vendere, poi okay. Si è parlato due giorni dopo di rinnovo Barella. A casa più o meno sì, dai, pure Torre ha detto sì, Giobba più o meno dice sì. Perché lo vendete? No, io posso dire solo una cosa, scusate se interrompo, perché a me, io mi sono inserito un poco nel discorso perché mi appassiona poco il discorso da ragionieri, da dirigenti, sul bilancio, cioè io sono un tifoso, seguo la squadra, mi godo il momento, poi quello che sarà, sarà e sti cazzi, cioè onestamente.
Cioè, bravo, uno sano. Di ragionerie, il bilancio, cioè io voglio dire, non sono l'Inter, è una vita che sono pieno di debiti, sono serenissimo, non mi rompo il cazzo, cioè, tranquillissimo, vado avanti. Tom e Alessio, non litigate che siete due miscelanti. Il problema dei debiti, dov'è il problema dei debiti? Bravo. No, il problema da tifoso è che potresti trovarti senza un pezzo grosso l'anno prossimo. Questo è il problema, vabbè, visto che voi... È già capitato e ricapiterà, Manfredi. È capitato. E l'Inter è sempre lì al vertice, quindi... Ma quale vertice? Quale vertice? Quarto l'anno scorso! Quale vertice? Manfredi, vertice l'anno scorso? L'anno scorso però ti sei andato a giocare alla finale di Champions. Voi eravate sul divano a guardarla, giusto? Voi eravate sul divano! Guarda che quelli lì li hanno vinti 9 di fila e sono arrivati due volte in finale. È incredibile che l'Inter abbia fatto un allungo così. Il campionato! Manfredi, la cosa più incredibile è che l'Inter abbia fatto un allungo del genere, abbia rotto il culo a tutti e siamo qui a parlare di debiti, non di quanto sia forte l'Inter. Ma dai, il Napoli ti ha dato 30 punti. Sto parlando di quest'anno, Manfredi. Sto parlando di quest'anno.